Mazza che manuale! È manuale! Questa è magnetica, c'hai i magneti. Ti vedo un po' debole. O è molto pesante la cassa o tu sei, esatto. Ti sei rammollito? Penso che sì. È proprio questa la parte del laboratorio che non mi piace, perché questa fa mangiare le palle a un sacco di gente. Che stai a fare? Volevo togliere queste due guaine. Tipo, no, piglialo da dentro verso il pure, così ammacchi il legno. Tu sì? Piano. Grazie. Piano che si arrabbia poi Matthew Polk. Un posto. È proprio così, proprio drammatico? Ah, tanto assorbente acustico dentro. Ah, c'è dell'altro assorbente poi. Vedi, c'è questa cosa. Lo stesso device. Questo davanti. Cilindro dentro. Il filtro non è del filtro. Ha tutta. Bello. Questo è impegnativo. Che devo notare? Che il rinforzo non è dritto, è obliquo. Per ridistribuire le sue riflessioni all'interno del box. E non fare due pareti parallele. Cazzo, me ne sono accorto adesso. Come fa senza fare cioè, nomi. Qui è più alto e lì è più basso. Esatto. Paraculo. Paraculo Matthew? Matthew Burke. Che paraculo. Ha fatto? Ha fatto una valvola interna. Bello. Vabbè, insomma, è Matthew Polk tiene 50 anni in mestiere, figliolo. Che volevi? Ma che fai? Misuro l'impedenza. Guarda. Sì, già. Solo già, mantenuto. Già, ok. La risonanza è... caro mio. $52,700, quindi una volta rodato col segnale nostro test, questa risonanza da 52 molto probabilmente si sposterà a 48-47 Hz. Il fattore di merito meccanico è molto alto perché guarda il picco di impedenza è 60 ohm su 4 ohm di resistenza. 60 ohm è un bel andare. Che dire? Andremo a mangiare? Sì, andiamo.